Ma ho fatto alcune cose a Roma perché non ci andavo da un paio di mesi. E tra le altre cose, ho fatto una visita all'Ismea, dove non andavo da un sacco di tempo. Io ho comprato il mio fondo agricolo, il mio agrumeto, diciamo, anche se ora per metà non è più agrumeto, in quanto per la storia, per il motivo della tristezza che colpisce gli agrumi, una metà appunto non è più agrumeto perché ho eliminato appunto quel pezzo di agrumeto malato, tra virgolette. E l'Ismea ora si è modernizzata, è diventata una vera e propria banca di investimento che credo consenta a un giovane senza arte né parte, o meglio senza risorse finanziarie, di avviare un'attività imprenditoriale seria. Intanto deve diventare imprenditore agricolo, lo può diventare anche dopo aver ottenuto l'investimento dell'Ismea. Può comprare un fondo e avere un investimento fino a 2 milioni, che è una cosa notevolissima. Se è giovane, al di sotto dei 40 anni, tra l'altro, ha diritto anche a un contributo che gli consente di abbattere ulteriormente gli interessi. E poi può scegliere se pagare in 15, 20, 20, fino a 30, da 15 a 30 anni. Non ci mette una lira e addirittura l'Ismea investe anche nel progetto di miglioramento fondiario e comincia a far pagare, cosa molto importante, da quando il nuovo impianto, che so, di mandorleto piuttosto che di agrumeto, grano piuttosto che, comincia a produrre. Il grano produce in un anno, ma l'agrumeto non produce in meno di 3-4 anni. Una volta era 5 anni, ma ora i tempi si sono accorciati. Quindi, come dire, io credo che i giovani che hanno un minimo di interesse per la campagna e, ripeto, possono poi acquisire il titolo nel tempo successivo e quindi imparare quel tanto di nozioni che sono fondamentali per gestire imprenditorialmente una campagna, possono guardare ad Ismea con grande attenzione e con grande interesse.